Buon salve ragazzi, ben ritrovati su Victoria 3. Nella scorsa puntata abbiamo accettato di perorare la causa piemontese, forse con un po' troppo fervore e poca lungimiranza da parte mia, tenendo conto del fatto che non riusciamo a invaderla navalmente, quindi la cosa potrebbe protrarsi fino a una pace bianca e a un nulla di fatto, ma noi ci proviamo e manteniamo la nostra parola. E la manteniamo non facendo assolutamente niente al momento, perché comunque non riesco a far arrivare l'esercito da nessuna parte, però diciamo che il nostro generale Vasili, che al momento ha un morale un po' basso sotto le scarpe direi, e con alle spalle due belle sconfitte che gli hanno fatto perdere un bel 6 punti di popolarità, 6 punti, no, come le elezioni americane, il candidato ha perso 6 punti, ha guadagnato 4 punti percentuali, cercheremo ovviamente, adesso andiamo avanti ancora un po' con il construction center, allarghiamo ancora un po' magari due campi di legna, aggiungiamo un po' di amministrazione, poi qualche base navale e poi altra amministrazione, perché comunque il problema è ancora quello, la nostra burocrazia non c'è sta. Quindi non so bene quello che c'è da fare, però tengo un occhio sull'Italia, andiamo avanti a costruire e situiamo quelle. Poi ovviamente c'è ancora il Great Game per prendere il controllo qua in mezzo, che all'effettivo noi siamo già a 1, 2, 3, 4. Qui si sta piano piano mangiando, in verità per conto mio dovrebbe andare più o meno tutto come deve andare. Se non va, andiamo a Pokand, ci prendiamo anche quello e abbiamo fatto. Oh, ecco, vediamo una battaglia. Oh, molto bene, questo mi rincuora molto, perché questo vuol dire che una volta che loro avranno sfondato lì, io potrò mandare i miei generali che al momento sono in stand-by. Questo è veramente ottimo da parte dei... No, vi prego ragazzi, sfondate. Ora staremo qui in ansia e aspetteremo che loro sfondino, perché ce la potete fare. Non mi piace la tattica blunder, non mi piace neanche un po', vedo che... Loro non hanno praticamente soldati, quindi dovreste riuscire. Se ormai avete sbarcato, vi prego ragazze. La lentezza. No, ce la fanno, ce la fanno. Sono irrimediabilmente pronto a entrare. Eccoci qua. Allora, velocemente dobbiamo arrivare lì. Peccato che nessuno ha messo truppe lì, ma vabbè, tant'è. Vediamo di far andare su entrambi i fronti qualcuno dei nostri. Forse la situazione... Mannaggia, vigliacchissimi stanno sfondando da qualche parte le nostre... Tra l'altro abbiamo questo generale qui, questo ammiraglio, che invece potrebbe comunque fare qualcosa di utile in tal senso, se no che deve fare un giro... Noi continuiamo a raidarle qui le supply delle due Sicilie, che secondo me le navi fin là non ce le mandano. Ah, vediamo se... Ok, i piemontesi riescono a spostarsi un attimino in posizione. L'importante è che reggano fino al nostro arrivo, poi dopo ci pensiamo noi. Qua difendono, l'attaccano e l'attacco mi sembra sia un buon successo, mentre la difesa è stata una mezza cagata. Non vorrei che sia andata come penso io. Mi dice quando è che arriveranno le truppe? No, non lo so al momento. Dimmi che quelle sono... Sto rimanendo indefesso davanti a questa cosa qua. Ok. Le 48.000 sono già arrivate, lì c'è uno scontro. Ma questa non è buona, eh. Se vincono... Sta rallentando, devo vedere. Sta rallentando fino al punto. Se ce le sbattono fuori è finita, ma noi dobbiamo persistere. Sta rallentando, ma ce la fanno. Andiamo un attimo a velocità 5, così. Oh, ecco che perfetto, abbiamo preso anche l'impreciso. No, ce la fanno, vediamo se ci buttano fuori. Se non ci buttano fuori, non recuperano tutta la Toscana. Ok, ora sono cazzacci loro. Ah no! Va bene. Il Piemonte, magnanimamente, si è accontentato di ripigliarsi quei cosi là, però adesso si va avanti. Dimmi, aveva mica messo dentro altri war goal ed era infatti Sicilia-Abruzzo. Mi sto prendendo male, pensavo... E invece capitolata solo la Toscana. Mi sto prendendo male, pensavo avessero chiuso la guerra quando palesemente possiamo andare avanti e sfondarli. Tra l'altro mi piace perché noi abbiamo qua i soldati. Ma sono ancora in movimento? Giuro, faccio veramente fatica a capire a volte certi fronti. Comunque ci danno un'università e io l'accetto volentieri, ragazzi. Io l'accetto volentieri. Aspettiamo un attimino di vedere qui come vanno le cose, perché comunque sembra che i piemontesi, ammetto, con alcune perdite, ma se la stanno cavando abbastanza bene e stanno avanzando. Poderosa...
What the fuck? Cosa sta succedendo qua? Oh mio Dio, hanno attaccato anche quelli. Hanno attaccato anche gli altri. Sono pazzi. Hanno preso il rigore, tour Lombardi. Quelli sinistra. Sono pazzi. Sono pazzi, sono totalmente pazzi. E stanno avanzando. Com'è possibile? Com'è possibile che i piemontesi abbiano la forza di avanzare? Repubblica di San Marco. Io ho un attimino un problema mentale, devo capire la situazione. Penso di aver capito in parte cosa sta succedendo, ma non capisco bene perché. Allora, qua sicuramente c'entra la VFM, la mod, con il flavor della zona qua del nord Italia e tutto il resto. La Repubblica di San Marco dichiara indipendenza, il Piemonte va lì a dare una mano. Il punto è questo. Loro qui sono palesemente in guerra a fianco dei piemontesi. Non capisco però. Ah, beh, ok, lui fa due cose separate. Vuole il ritorno della Lombardia e vuole il ritorno di Venezia perché sono due guerre distinte. Ok, pensavo che la Repubblica di San Marco entrasse come puppet o comunque protettorato della Sardegna-Piemonte. Invece no, sono proprio due fronti così. Comunque, i piemontesi se ne sono andati, ecco perché riescono a tenere lì. E qui hanno lasciato noi a gestire tutta la faccenda, che noi ovviamente tenteremo di gestire nel migliore dei modi a velocità 4 per goderci un attimino più la cosa. Se l'Italia dovesse vincere in qualche maniera in quella faccenda qui, ora ripeto, noi porteremo avanti la causa qua sotto, ma deve arrangiarsi là sopra. Se dovesse veramente farcela, cosa che io a questo punto no, non credo, cioè hanno dato una bella botta iniziale, ma vedo che adesso gli austriaci sono belli sul pezzo e mancano truppe. Mancano proprio truppe piemontesi qui, non so dove siano, forse stanno facendo un'invasione navale, non ne ho idea. Se dovessero farcela si portano a casa un bel pezzettino, se non dovessero farcela si portano a casa solo la parte che stiamo recuperando noi adesso. Ecco qua. Stiamo arrivando a Napoli, ragazzi, preparate le due Sicilie perché dovete mollare. Eccolo qua. Return Sicily, return Abruzzo, return Toscana, Emilia, eccetera, eccetera. È un po' un dalmata. Va bene, non abbiamo fatto un bel lavoro, però noi abbiamo dato la mano che potevamo dare. Non credo di poter intervenire in questa guerra qua. Interverrei volentieri. C'è modo per sapere se. Mi pare uscisse un avviso, tipo puoi intervenire nelle situe, però non credo proprio. Spare in obligation. Chi? Ah, la Grecia sì che ha un'obbligazione con noi, non mi interessa. No, non c'è modo per entrare in quel gioco qua già avviato, anche perché è partito proprio così al lampo, guerra lampo, ed è impossibile. Non possiamo fare neanche niente. Vabbè, vabbè, la nostra parte l'abbiamo fatta, comunque anche se il Piemonte non salta fuori a riprendersi la Lombardia o il Veneto, almeno si è riuscito a prendere altre due. L'Abruzzo, perché ha messo l'Abruzzo? Un grande successo da parte nostra, per la nostra spedizione che è tornata a casa vittoriosa, grande Mikhail, grande Alexander o quel cavolo che è. Ora io vado avanti un po' con le solite cose. Abbiamo anche finito il settore costruzione, adesso infatti arrivano le amministrazioni, ma poi vediamo queste nuove basi navali in modo da espandere un po' la marina e far sì che Vasili non faccia figure di merda una dopo l'altra costantemente. Sarebbero faccende di poco conto, alla fin fine non è che sia un granché interessante, però è il nostro paese e questa situazione si sta sviluppando secondo dopo secondo davanti ai miei occhi, quindi voglio farvela notare. Allora, la Sicilia si è separata così, senza fare il play, mi sa per eventi o per qualcosa, e il Piemonte subito fa, allora ti dichiaro quello, sto prendendo dall'Austria ma poi vengo a prenderti il giro per riannetterla. E nello stesso tempo la Repubblica di San Marco è stata eliminata, ma alle due Sicilie, a quanto pare, o anzi al Regno di Napoli, non è pervenuta questa cosa, perché sta dichiarando qualcosa, non so cosa perché non ci sono war goal, alla Repubblica di San Marco, che come ci fa notare anche il gioco, country no longer exist. Io non so bene lì cosa stiano facendo, che droghe hanno assunto, eccetera, eccetera, però questo è intanto il Piemonte sta venendo totalmente devastato e probabilmente dovrà dare le. Non so neanche se c'hanno dentro le reparation in questa guerra. Altro. Sbaglio o qui è bloccato? No, sta andando avanti piano, ok. Vediamo se hanno le reparation per questa guerra qua. Ah, beh, gli ottomani ci fanno l'embargo. È importante. No, vogliono solo il ritorno della Lombardia. Che ci sta, va bene. Non lo so come andrà avanti questo play. Facciamo velocità 5, almeno chiudiamo velocemente questo strazio. Voglio vedere cosa succede col play.
Ok, hanno chiuso la guerra probabilmente questi qua. Ok, spero che il Piemonte riesca a sfondare la Sicilia, se no abbiamo fatto una mezza guerra un po' per niente. E la faccenda di Napoli e la Repubblica di San Marco finisce in un nulla di fatto. È stupendo, ragazzi, stupendo. Non ho altro da dire. Abbiamo scoperto che i nostri rivali ottomani stanno armando i kazaki, i nativi. Non credo siano questi qua i nativi kazaki, così a naso. Però, magari mi sbaglio. Fatto sta che qua possiamo o de-escalare la situazione, oppure se vogliono una battaglia la avranno. In entrambi i casi i kazaki prendono un 33% in offesa e in difesa. Che armi gli stanno dando gli ottomani per dare un bonus del 33%? Questo rallenta un attimo la nostra voglia di conquistare e ovviamente le relazioni tra i kazaki e gli ottomani migliorano. Questo invece a incrementare, ma sì, cioè io non è che abbia proprio fretta, i kazaki verranno presi un attimino, perdiamo un po' di sito, ma questo è. La Moldavia ci chiede un'alleanza. Ok, Moldavia, siamo amici, mi pare che abbiamo qualche accordo noi, no? Siete nostro, no, siete protettorato con quello, ma volete l'alleanza con noi. Diciamo che l'alleanza la faccio. Ah, comunque sta scoppiando anche il casino fra Prussia e Austria nuovamente, non mi ricordo, sono ancora un po' rimbambito per la storia di Cracovia, non mi ricordo se siamo lì. Comunque, fatto sta che vogliono la leadership tutti e due, vogliono aprire il mercato, i prussiani vogliono che gli austrici aprano il mercato e invece gli austrici vogliono umiliare la Prussia. Non mi sono espresso in tal senso in questa guerra perché non so chi voglio che vinca e poi abbiamo buoni rapporti con entrambe le nazioni. Che si picchino fra di loro, insomma, voglio dire. Qua stanno vincendo in difesa, qua perdono. Oh, forse gli austriaci sto giro non sono molto felici. Beh, qua stanno attaccando però. Ok, vediamo. I prussiani sono passati al contrattacco e mi sembra che riescano lentamente. Qua sicuramente la portano a casa e possiamo vedere un breakthrough leggero dei prussiani. Probabilmente leggero. Perché quando dico qualcosa succede esattamente il contrario? Cioè, vi sembra leggero questa cosa qua? Sono arrivati a un passo da Vienna. Devo solo attraversare il fiume. Ma Cristo. Oh, ce la fanno anche qui. A fatica, ma i prussiani riescono e consolidano il breakthrough. Anche se... Sta succedendo qua a Posen, che ho visto... Posen cosa sta facendo? Cracovia controlla Posen? Ah, ok, quindi... Però... Eh sì, gli austriaci stanno vincendo su quel fronte qui, ma stanno perdendo su questo. E se perdono la capitale, per qualche motivo lì non è andata esattamente sulla capitale. Qui sono veramente fregati. Oh, allora qua vincono. Qui sotto, ancora per il rotto della cuffia, i prussiani riescono a portare a casa e prendono Vienna. Complimenti ai prussiani. Probabilmente, notate che non ha ancora generato la North German Federation. Forse per le modifiche della mod, non lo so. Fatto sta che questa guerra sta andando veramente bene per loro. Hanno sacrificato un pezzettino di infatti meno 10. Meno 10. Tra l'altro attivi diplomatic place. What? Ah, ok. Sono... What? Stanno guardando... Forse si vedono i diplomatic place dell'Austria o qualcosa del genere. Oppure qua stanno ancora... No, stanno iniziando adesso. La Sardegna è riuscita a riprendersi... Come è successa quella cosa? È riuscita a riprendersi un pezzettino e adesso sta dichiarando per avere il resto della Sicilia. Strano, ma benvenuto almeno un po' di cambiamento dalla noia del gioco base che non aveva fatto niente l'altra volta. Oh, però attenzione, anche i viennesi, cioè i viennesi, gli austriaci stanno pushando per... Guardate che... Ok, ce l'hanno fatta i prussiani, per conto mio, perché era 81 e ce l'hanno fatta. Non mi è arrivato nessun avviso però di questa faccenda qua, ma io credo proprio che ce l'abbiano fatta loro. Trusco all'Austria, eccetera, eccetera. È stata a un certo punto fa tu passa che io passo, vediamo chi arriva prima alla capitale e l'hanno spuntata i carissimi prussiani. Arriverà una Big Germania a breve? Scopriamolo fra un po', ragazzi. Oh, momento epocale, mi sfrego le mani. Gli inglesi ci chiedono una formale alleanza, siamo nel 1847, io accetto volentieri. E tutta questa faccenda del grid game adesso è un po' una presa per il sedere, per i fondelli, perché i russi la facevano per la loro sfera di influenza in quella zona qua contro gli inglesi. Noi adesso stiamo andando a puppettare
Kokand, anche lì ce lo mettiamo nella nostra bella sfera, mentre comunque la Prussia sta andando avanti a sparaggiare su qualsiasi nazione, adesso che l'Austria poi è tra l'altro fuori dai giochi perché sono in Truss, o comunque non è voluto entrare nei giochi contro la roba, la Prussia ha dichiarato guerra alla Bavaria e a tutti gli altri statellini minori qua per annettersi l'Holstein e per annettersi qualcos'altro, mi pare, forse non il Brunswick ma qualcosa. Intanto gli americani stanno andando full situa, stanno incorporando, mi pare avevano anche fatto qualcosa, diplomacy, no niente, col Messico avevano avuto un po' a che fare, a che dire, ma tant'è. Noi comunque siamo pronti per entrare qui con le nostre divisioni, belli che pronti, lì sono belli isolati. 290, abbiamo quasi risolto il problema dell'amministrazione. Adesso qua sono ancora una bella botta al settore di costruzioni e poi diamo la botta finale all'amministrazione. Poi forse possiamo iniziare a spendere soldi per qualcos'altro, costruire qualcosina. Il Sol non è un granché per ora. E in verità ho anche fin troppo authority libera che quasi quasi... iniziamo a bolsterare un attimino gli industriali, dai, bolster. Cerchiamo di puntare verso l'industrializzazione da qualche tipo. Allora, qua partono le battaglie, combattiamo su due fronti, e di qui non hanno generale, di qui ce n'hanno uno, e in effetti fa anche leggermente resistenza. Comunque i nostri generali sono abbastanza vecchi, quindi immagino che fra un po' ci sarà un cambio di generali, cambio generazionale... di un certo rilievo. Intanto gli inglesi penso ci porteranno dentro. In verità non mi hanno chiamato. Non so neanche Revolutionary South Australia. Ah! Cosa sta succedendo qui nelle colonie? South Australia cerca di ribellarsi al gioco inglese. Mi è crashato il gioco. Porca vacca. Sono semi convinto che fosse crashato perché era stata formata la Germania. Non so perché il gioco salva di mese in mese a un certo punto. Voglio vedere se succede esattamente la stessa cosa. Quindi ho caricato l'ultimo salvataggio prima della situa. Noi siamo ancora... cioè stiamo comunque avanzando qui nelle battaglie. Voglio vedere qua perché... ma mi fa ridere se è stato quello. Il gioco fa... oh, Germania! E crasha tutto. Prussia? North German Federation? Germany? No. Però comunque sia, complimenti ai tedeschi, abbiamo visto la formazione della North German Confederation tutta attaccata così. Strano come crash nell'effettivo, però va bene, dai, almeno non è una roba che si è imputtanata e mi ha bloccato tutto. Un buon vintage, prendiamo prestigio. Sì, siamo scesi al quarto posto come potenza nel mondo, vista la scalata della Germania per l'appunto. In Inghilterra, Francia, Germania e Russia al momento. Siamo lì per lì però con la Germania, quindi potremmo anche recuperarla. A un certo punto vedo che ci sono anche rivolte qua in Svizzera, ma non sono affaracci nostri. E che dire, andiamo a provare le relazioni con la Germania. In verità frega veramente poco di tutta questa faccenda. Io vado avanti a farmi gli affari miei mentre loro si fanno gli affari loro. Sono contento che si siano fatti così. Un po' strana l'evoluzione North German, Prussia North German e poi click subito Germany, però tant'è. GG. Sono pure anche. Ci risentiamo un pochino fra poco, quando spero di aver risolto finalmente questa crisi burocratica. E ci risiamo, ragazzi, si ritorna in Oriente. In verità sono successe altre cosettine interessanti, però per ora andiamo a mettere il pledge. Diciamo qua, spostiamoci verso gli egiziani come al solito. Vediamo se ci offrono qualcosina di bello. Allora, nel mentre... noi abbiamo finito la conquista qui, stavo improvando un po' le relazioni con Letizia, abbiamo scoperto il nazionalismo e abbiamo deciso che a noi ci piace il nazionalismo e quindi abbiamo una nuova missione, The Ruler of the East. La nostra ambizione sta di diventare una potenza navale nel Pacifico e la nostra agenda coloniale nell'Asia centrale ci richiedono di sistemare i confini con i Qing in una situazione più a vantaggio per noi, per la Russia, e quindi dobbiamo prendere un po' di regioni. Come potete denotare, la Russia deve controllare l'Outer Manchuria, là in alto qui, questa zona qua, Ili, che è subito qui sotto vicino ai Kazaki, Tomsk, che è Altai, quella parte qui, e poi dopo mi pare dobbiamo avere almeno un pezzettino, no, bisogna avere tutta la situazione, bisogna entrare nello Xinjiang, un bel po' di situazione insomma.
E per fare ciò ho iniziato già a abbassare la nostra relazione con i Qing, ci metteremo un po' a farlo, quindi non sarà una roba proprio velocissima. Però nel mentre si va dentro, io speravo di riuscire a farvi vedere in questa puntata la sistemazione della burocrazia, però non lo so, adesso dipende anche un po' come va questa faccenda qui con gli ottomani. Questo magari lo portiamo davvero una... spero di riuscire a farcela, no? Tipo prima che scatti la guerra, di chiudere quella là e poi andiamo lì sotto a vedere la Germania e la Situa. Cos'è che è? Rivality can no longer be maintained. The relation between the United States, Germany and less cordial. Ah, boh. The Dream. Ah sì, sta uscendo un sacco di oro, eh? Ve lo dico. Io gli do il ciucuta più 2 standard of living. C'è un sacco di oro. Finalmente noi stiamo andando un po' in perdita con un 143 di construction situ a livello 1. E dovrebbe tecnicamente, perché le tasse sono praticamente zero, dovremmo riuscire a situare le situe. Vediamo se ci offre qualcosa sti dannati egiziani. Io non lo so, vorrei dei claim sicuramente, perché che altro mi interessa Costantinopoli. Se non entrano... Oh, interessante questo. Interessante anche questo. Un defensive pact con il Piemonte. Gli diamo noi una mano. Mi piace. Va bene, accetto. Ci stiamo un po' prodigando in quel senso qua, però è giusto. Allora, se noi non attacchiamo gli ottomani per difendere l'Egitto, lo possiamo... Se ne stiamo fuori, possiamo attaccarlo per gli affari nostri in un certo senso, oppure no? Perché io vedo che qui non posso ancora fare niente, forse perché abbiamo ancora la Truss noi. No, perché non ho interessi nella zona, allora? Io ce li ho gli interessi nella zona, però forse c'è già un play in atto e quindi non me lo fa fare, probabilmente per questo. Se andiamo a vedere su play, Diplomatic Place, se io volessi fare Annex o Conquer State... Mi dice che non posso farlo perché siamo già in un diplomatic play, semplicemente quello. Non lo so, a me questa situazione qui dove... Non credo che gli ottomani saranno comunque un problema per noi. Però questa situazione qua non mi dispiaceva. Avrei voluto che mi dessero una mano gli egiziani. Io quasi quasi, comunque sia. Ma più che altro perché noi stiamo facendo... Adesso io qua gli attacchi li ho finiti. Potremmo lasciar perdere la faccenda qui ed entrargli nella schiena. Sempre che cerchiamo di capire un attimo la situazione qua degli Ottomans. Trade agreement con gli austriaci. Il che può darsi che li porti a venire dal loro lato. Non lo so, ancora per questa volta penso che comunque supporterò gli egiziani a prescindere. Adesso vediamo cosa decidono di fare. Questi debosciati qui non credo mi daranno niente, cioè non mi questo giro non mi daranno cars che già abbiamo o qualcos'altro, quindi io sapete che roba, io entro e basta, mi metto già, e tra l'altro abbiamo già un fronte con loro. Allora mandiamolo qui, questo qua era quello con le montagne, no, Woodland, perfetto. 48 lo mandiamo qua. 15. Per adesso non abbiamo ancora le nuove navi, no? Allora, mobilize e lo mandiamo qua sotto. Poi dobbiamo andare anche... Dobbiamo mobilitare un sacco di gente. Questo qua è un problema mentale. Lo mettiamo lì sotto. Vediamo se gli ottomani decidono di pulare indietro vista la nostra presenza oppure no. A un certo punto vedranno un po' anche loro cosa vogliono fare, dai. Mettiamo la velocità che almeno vado a recuperare tutto il cianciare che ho fatto prima. Loro entrano e aggiungono che ci vogliono umiliare. Sono abbastanza sicuro che questo non accadrà, cari amici miei, però... Voi fate voi! Ha! Che bello qua! I nostri soldati fanno manovre vicino al confine degli ottomani. Le nostre truppe stanno facendo parate sul confine come se non fosse niente. È stata una bella idea, è stata un'idea eccellente. Questo ci ha fatto guadagnare un po' di infamia, vero? Per quella faccenda qua, così a caso. 0-2, mica tanto. Buono, scoppia la guerra. Signori, se la sono... nice anche questo. Napoli vuole andare a prendere il giro a Lucca. Per ora non posso... Potrei interessarmene... Per dare una mano a Lucca? In verità no. Lucca è questo qua, giusto? No, questo è Modena. Lucca allora quale... Ah, questo qua piccolino. Bene, bene, che lo facciano.
che lo facciano. Tanto alla fin fine è proprio un posto veramente di merda, eh? Non voglio dire nient'altro, ma... Tant'è. Allora, scoppia la guerra, parte così, io là però adesso non mi interesso, però invece mi dovrei interessare di questa faccenda qua sotto. Del Piemonte che vuole andare con Modena. Allora, io mi pongo in una situazione aperta in quel senso lì. Però ragazzi, che vi devo dire? Purtroppo non siamo riusciti a vedere la faccenda della burocrazia, non siamo riusciti neanche a vedere la guerra, perché non voglio iniziare, siamo già avanti col video. Nella prossima puntata gestiremo tutta la questione in generale. Un saluto e alla prossima puntata, ragazzi.